E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla A Song of Life. Cosa sto facendo? Mi si è aperta una pagina di Twitch a caso. Nello scorso episodio abbiamo, tra virgolette, scoperto che questa intersezione è mezza falsa, perché il dungeon della lana grigia non contiene la lana grigia. È un po' strano il concetto, ma è così. E sì che nello scorso episodio avevo compensato quel fail della mappa, se così vogliamo, con il andare in questo pre-dungeon quello della grigio chiaro marrone, che non si sa come ci sia la marrone, dato che prima c'è il ciano blu e viola, però va bene, in cui qui c'era il teletrasporto al bellissimo monumento. Adesso io avrei una domanda. Io mi teletrasporto qua al monumento, però voglio capire ovviamente una cosa. E la cosa che voglio capire è: guardate questa, c'è una chest incredibilmente, e mi sa che non c'è. Mi sa che la devo craftare io. Ok, sono riuscito a farmi una doppia cesta. E in questa doppia cesta ci voglio mettere, bene o male, quasi tutta la roba che ritengo per lo più inutile. Qui ci piazzo un letto anche se non ci dormo. E vorrei, se non altro, scavare un po' di cobblestone per potermi riparare il piccone. Anche se qui non so se ho una anvil. Caso contrario dovrei avere il ferro e vado a craftarmela, ragazzi, perché sì, c'ho un po' di ferro qui, poi ne dovrei avere tanto alla seconda intersezione, quindi aspettatemi qui, ritorno alla seconda intersezione e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho già craftato la anvil e la piazziamo. Oh, ma stiamo scherzando? Perché non lo posso piazzare? Aspettate. Forse si è buggato il mondo, prova a riavviare. Ah, ok, adesso lo posso piazzare. Me la fa piazzare, ok, perfetto. Allora, questa roba che vedete l'ho trovata venendo dalla seconda intersezione, quindi non vi spaventate, perché ci potevate rimanere male, ecco. E tra l'altro, di questi picconi efficient break ne ho trovate altri due esattamente uguali. Quindi si possono combinare? La risposta è sì. Però a questo punto mi tengo un piccone di questo tipo e porto dietro tutto quello che ritengo abbastanza utile, tipo il cibo me lo porto dietro tutto. E vediamo un po'. Allora, porto dietro sicuramente blocchi di carbone, il carbone. Unbreaking qui c'è già, vero? Sì. Però non c'è sulla cosa. Unbreaking, unbreaking. Questo che cos'è? Sempre unbreaking. Mettiamoci unbreaking lo stesso. E poi, ah, sulla spada lo devo mettere unbreaking. Sulla spada lo devo mettere. E tra l'altro approfittiamone per ripararla. Tra l'altro, questi mi sono avanzati. Tra l'altro, ce l'avevo 31 precisi di danno. Non mi chiedete come. E ci portiamo dietro queste spade più forti. Ci portiamo dietro. Beh, in realtà niente. Un'ascia ci portiamo dietro. Ci portiamo dietro tutte le frecce. Due pozioni. Il legno, però voglio abbattere quest'altro tipo di legno perché mi piace di più. E direi di tornare all'intersezione numero 3, ovviamente lasciando qui queste cose perché non le voglio raccogliere. E andiamo a vedere, esploriamo insomma questo nostro dungeon che lo vedo già abbastanza incasinato. Cosa tenti di fare? Ok, il piccone va abbastanza veloce, non tanto più veloce di quello di prima, però fa comunque il suo lavoro. Ragni. Ecco, questa cosa non va bene.
perché lo... Ah, con questa spada l'ho bisciotto questo. No, non è vero, non l'ho bisciotto mai nella vita, era perché era caduto. Probabilmente. Ah, era quella di prima allora. Ok. Il quadrishot. Bisogna stare attenti, eh. Aiuto. No, pericolo, 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 pericolo tantissimo. Pericolo tantissimo. Oh mio Dio, quanti siete? Ecco, ma ucciso come? Non ci arrendiamo. Ovviamente sono despawnati tutti, ma che gentili. Mi ammazzano e poi despawnano. Incredibile, veramente. Che è anche giusto in realtà, perché è quello che dovrebbero fare. Allora, a parte tralasciando i compiti dei vari cosi. Qui ci posso entrare? Sì che ci posso entrare. Però direi di chiudere qui. Che se no entra gente. E perché c'è la chest vuota? Perché c'è la chest vuota? Non ho capito. Non l'ho capita, non ci sono già stato, ragazzi, perché non ci avevo messo torce, quindi. Cioè, non ha molto senso tutto questo. Non ha veramente molto senso. Qui invece. Ah, qui c'era della roba. C'era del legno, che tra l'altro è quello che serve a me. Dov'è il scheletro? Madonna. Che mi ha detto? Guarda, come fa a colpirmi? Mamma mia, oh, veramente. Siamo calmi. No, no. Cosa ho fatto? Dai. No, non mi puoi dire quello che penso. Non puoi dirmi quello che penso. Non può. Non può essere successo davvero. Cosa. No. Non me lo dire. Non mi dire che ora i pigment li ho aggrati. Questi sarebbero tanti panini, tantissimi panini, oh mio Dio. Quanti cazzo sono? Da dove arrivano? Non possono salire, ok, va bene. Vuol dire che sono qua sul tetto, perché sennò veramente. Invece sì! Madonna, ma che cacchio è? Veramente. Oh mio Dio, spawner di scheletri era qui. Stiamo calmi. Dov'è che posso andare essenzialmente? Posso andare lì. Che c'è una torre incredibile. Perché non entrarci? E sono morto perché mi fanno troppo danno. Troppo fottuto danno. Mi serve un'armatura di diamante per questa cazzo di cosa. Questa spada è buona. Grande, finalmente un po' di loot, cazzo. Non t'azzardare, voilà. Cosa mi ha colpito, da? C'erano ancora quei cazzo di piccignaccoli. Ma veramente? Non si può andare da nessuna parte. Non puoi farmi 3 cuori di danno alla volta. Lo vuoi capire o no? Che non puoi. Qui tappa. Perché era qui? Cos'è questa? Knockback Sharpness. Può arrivare a Knockback 3? No, quindi non serve a niente. Sharpness non è. Ovviamente non c'è mai niente in queste chest. No, 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 no! No! Non ci venire. C'è qualcosa qua che provo ad andare a quella torre laggiù. Non so se è una buona idea, ma ci provo lo stesso. Ok, questa torre era completamente inutile. Assolutamente inutile. Questa non c'è assolutamente niente, ovviamente. Quante volte devo morire in questo cazzo? Quanto è veloce! Ma quanto? Ma no, no, ma non si può, ma dai. Ma io sospendo la serie, ragazzi, se è così, eh. Io sospendo la serie, ragazzi, se è così, eh. Io sospendo la serie, ragazzi, se è così, eh.
No, non è possibile. No, 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 no. Io non ce la posso fare, veramente. Io ve l'ho detto, ragazzi. Ve l'ho detto. Una mappa. Non è possibile. Mi dispiace dirvelo, ma non posso fare altrimenti. Non si può giocare. Non si può giocare. O ti porti. Cioè, dovresti installare la mod del sacco a pelo. Almeno dormi quando ti pare, dove ti pare. E ti fa respawnare sempre lì. E non c'è problema di questo. Sì, va bene. Poi il fuoco che trapassa le sbarre di ferro me lo racconti, eh. Certo. Contaci. Darsi che ci sia la real intersezione qui. Wither Skeleton, Wither cazzo Skeleton. Ma come si fa? Ragazzi, questa è ufficialmente la mappa più difficile del mondo. Del mondo. Quindi corrono a 3000 all'ora. Sì, certo, tutto normale. Tutto fottutamente. Qua cosa c'ha scritto? Light gray cosa? Va bene. Non si può, no, no, non si può, non si può, non si può, non si può. Ragazzi, ragazzi, e basta, ho deciso, interrompo la serie, non ce la posso fare. E anzi, prima di concludere la serie, perché questo sarà l'episodio finale purtroppo, e mi dispiace un po' di interrompere questa serie, ma credo che non sia possibile per me terminarla, con le mie capacità attuali di giocatore di Minecraft. Prima di concludere, vorrei insieme a voi, attivare cheat e andare in game mode 1 per scoprire cos'era che dovevamo fare, per scoprire più che altro com'era che si faceva questa missione, diciamo così, però dettagli. Secondo me c'è qualcosa qua. Ce l'ho una torcia a caso? Sì, ce l'ho una torcia. Ah no, qua, da qua ci si viene più in là. Però voglio comunque controllare. Cosa c'è? Star Steel Forge. Ah, mi la davi ora? Oh mio Dio! Aspetta, allora, no, aspetta. Qui non ci siamo capiti. Cioè, tu mi dai un'armatura completa e va bene. Incantavo Protection 1. Madonna, ma come fai a incantarla con Protection 1? Ma ce l'hai nel cervello? Va bene che è unbreakable. Ma che cazzo me ne faccio se tanto mi shottano uguale? Allora tanto vale indossare quella che ho io, che è molto più forte, tra l'altro. Madonna ragazzi, ma come, ma che ci avrà nel cervello il creatore di questa mappa? Cioè guarda, guardate, un corridoio di cose che ti corrono addosso, di wither. Ma come pensavi di fare una cosa del genere? Guarda, poi questo mi ricorda tantissimo come era, si chiamava Shards of the Void, qualcosa del genere. Le ceste tutte vuote. Qua arriviamo in una stanza che. Ok, va bene. Qua ci sono i cosi. Proviamo a salire. Io non so che cosa sia. E questa è una stanza. Aspetta, qui perché c'è. Ah, qui c'era un coso di glowstone semplicemente. Perché c'è una stanza mega galattica e non c'è niente? E qua? Cosa c'è scritto nel cartello? All must be gathered to unlock the seal. Gem of the sunrise, gem of the nightfall. Che vuol dire? Gem of the sunrise, gem of the nightfall. Ah, praticamente te dovevi avere delle certe cose per sbloccare la lana, perché sennò non potevi. Cioè, non ho capito. Cioè, ma a tal punto della difficoltà è così difficile. Vediamo qua dove si va. Io non capisco tuttora, non capisco. C'erano anche i piani di sopra, guarda, guarda, guarda. Qua sotto dove si va?
abbastanza molte chest, scommetto tutte vuote. Tutte vuote, ma guardalo. Ma che pezzo di merda. Ma come si fa a finire una mappa del genere? Ora però sarei curioso di vedere dove sono i dischi. Qua non c'è niente. Non c'è assolutamente niente. Ma stiamo scherzando. Ma guarda cosa ha messo. Cos'è questo? Gem of the Sun. Ma si trova qui la gemma del Sunrise. Ma stiamo seri. E qua dove si va? Cioè, la trovavi qui la gemma del Sunrise, te ne rendi conto? Qua si risale. Cioè, la gemma del Sunrise la trovavi lì. E qui che cosa c'è? La gemma del Nightfall? Ma qui non c'è proprio niente. Qui sta un coso a caso. Continuo a non capire il senso di questa mappa. Continuo veramente a non capire il senso di questa mappa. E tra l'altro, ragazzi, vi vorrei spiegare perché ho deciso di abbandonarla. Perché. Cioè, avete visto da soli che i dungeon erano completamente impossibili. Guarda, cos'è l'utilità di questo coso? Di questo buco? Cioè, tanto per mettere un pochino di cose da renderizzare. Ma sei scemo allora, scusa. Qui dove si va? Dove si andava? Cioè, tutto questo era solo il pre-dungeon? Mi vuoi dire questo? Ma stiamo scherzando? La lana marrone dov'era? Ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo visto, per questa serie è tutto. Vi ringrazio di averla seguita, anche se è stata una serie del cavolo. Anche con degli episodi prolifici da questo punto di vista, ma assolutamente incontinuabile. Per il semplice fatto che con l'armatura attuale e un upgrade dell'armatura che non mi danno, la mappa non me lo dà, considero questa mappa impossibile. E niente, io vi ringrazio per aver seguito questa mappa, che comunque ci sono stati dei progressi, degli episodi molto belli, per esempio l'episodio 8 è stato molto prolifico, o l'8 o il 7, non mi ricordo. E niente, vi ringrazio per aver seguito. Considererò questa serie finita, non interrotta, perché comunque non la riprenderò più. A meno che non farò un episodio extra in cui vi dirò: guardate, l'ho completata in survival da solo per conto mio quando c'avevo tempo. Anche se non penso succederà mai. Vi aspetto alla prossima CTM, che l'avevo già annunciata alla fine della Ragecraft, insomma, e poi ho fatto questa, ma farò quella che ho annunciato alla fine della Ragecraft Insomnia. Se volete andare a vedere di che sto parlando, andate a vedere l'ultimo video dove finisco la mappa della Ragecraft Insomnia. Lasciate un mi piace, commento, condividete, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima serie CTM e ciao a tutti!